Cari ascoltatori, vi saluto cordialmente nel prezioso nome di Gesù. L'ultimo sermone sull'esperienza di Pentecoste ha toccato molti cuori e commosso molte anime. Mai prima d'ora, in tutto il tempo dall'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento, la questione della potenza dello Spirito Santo è stata così forte come adesso. In quasi tutte le chiese e le chiese libere che hanno il Vangelo come base della loro predicazione, la questione di essere riempiti di Spirito Santo si ripropone. Non si può più interpretare questo evento o addirittura negarlo, perché troppe persone vi si sono orientate in questo tempo e lo hanno sperimentato. Solo chi non l'ha ricevuto può negarlo. Giacomo scrive, Come il corpo senza lo spirito è morto, così la fede senza le opere è morta. Qui non si tratta di opere umane, ma di ciò che lo Spirito Santo opera sotto la predicazione della parola di Dio. In Ebrei capitolo 2 leggiamo mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi con opere potenti svariate e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà la stessa cosa che è accaduta attraverso il ministero di Gesù Cristo deve essere portato avanti attraverso la Chiesa in misura ancora maggiore per questo il Signore Gesù ha detto, Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. In primo luogo è necessario che noi riceviamo il nostro incarico, come sta scritto in Atti capitolo 1, versetto 2, mediante lo Spirito Santo. Tuttavia, la maggior parte dei cristiani di quest'epoca hanno solo una teoria su ciò che ci viene riferito nella parola di Dio, senza avere una voce dalla propria esperienza. Noi crediamo che stiamo vivendo negli ultimi tempi e che la Chiesa di Gesù Cristo deve essere riportata nella stessa condizione in cui era all'inizio. Dio ha posto apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti nella Chiesa. Inoltre, lui ha dotato tutta la Chiesa di doni dello Spirito e rivela i frutti dello Spirito nei veri credenti. La testimonianza penetrante degli Apostoli non era dovuta al loro dono della parola, non era dovuta alla loro influenza terrena ma era esclusivamente l'influenza divina che veniva sul popolo sotto la predicazione. Per la maggior parte gli apostoli non erano formati e secondo il concetto degli scribi e dei farisei non avrebbero dovuto insegnare affatto le sacre scritture. Oggi si direbbe che sono stati i laici ad apparire in quel momento. Ma non importa chi Dio usa, l'importante è che lui trovi uno strumento attraverso il quale possa parlare e operare. In Atti degli Apostoli capitolo 8 ci viene detto che Filippo scese in Samaria per predicare il Vangelo agli abitanti. Dio, il Signore, confermò la predicazione della parola con potenti miracoli e segni. I malati, i paralitici e gli storpi furono guariti. Quelli che erano posseduti furono liberati e gli spiriti impuri uscirono con forti grida. Ci fu una grande gioia in quella città. Dopo che molti avevano creduto, Pietro e Giovanni si recarono lì per pregare con loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Quando un uomo di nome Simone vide che lo Spirito Santo veniva sui credenti attraverso l'imposizione delle mani da parte degli apostoli, offrì del denaro per ricevere questo dono o potere. Lui non sapeva che questo era un processo divino guardava solo gli apostoli e pensava che fossero loro a dare lo Spirito Santo. Non esiste una cosa del genere. Ci sono ancora oggi persone che pensano che qualcuno che si definisce un apostolo e impone le mani possa impartire lo Spirito Santo. No, è solo Gesù Cristo che può farlo. Giovanni parlò di lui e disse... Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Certo, si possono imporre le mani in un battesimo nello Spirito, ma nessun essere umano può dare lo Spirito Santo, solo Dio può riempire i cuori con lo Spirito Santo. E lo stesso con la guarigione dei malati. Che noi imponiamo le mani ai malati secondo il grande mandato in Marco capitolo 16. Ma è Dio che compie la guarigione con un miracolo. Non c'è nessun essere umano che possa compiere qualcosa di soprannaturale. È semplicemente un incarico divino. Dato a noi per fare nel nome del Signore ciò che Lui ci ha comandato di fare, in modo che Lui possa confermare la Sua parola al credente. Nella casa di Cornelio accadde qualcosa di straordinario. Qui nessuno dovette imporgli le mani, e questo dovrebbe essere ricordato soprattutto da coloro che pensano che un uomo sia incaricato di diffondere lo Spirito Santo. Perché leggiamo, mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Pietro e i credenti divennero qui testimoni alla prima conversione dei gentili che con Dio non c'è riguardo alla qualità delle persone, come a Gerusalemme sui giudei e in Samaria sui samaritani, che erano un misto di giudei e gentili, così ora nella casa di Cornelio, lo Spirito Santo cadde sui gentili. In questo modo Dio ha dimostrato che tutte le persone che sono afferrate dalla predicazione e diventano credenti in Gesù Cristo possono avere la stessa esperienza. Poiché viviamo così vicini al ritorno di Gesù Cristo, bisogna sentire una voce che ci riporti a Dio e alla sua parola. Non ha senso ingannare le persone e dire loro qualcosa che non è vero. Dobbiamo affrontare la parola di Dio e lasciare che le linee guida bibliche stiano in piedi una volta per tutte. Dove si pone ancora oggi la domanda dal pulpito Avete ricevuto lo Spirito Santo? Coloro che predicano spesso non hanno avuto questa esperienza in prima persona e sono quindi contenti se non vengono messi di fronte a questa domanda imbarazzante con paolo era diverso venne dai credenti di efeso e la sua prima domanda fu riceveste voi lo spirito santo quando credeste questa è una domanda molto importante nessuno deve essere imbarazzato per questo al contrario se l'apostolo paolo venisse oggi nelle nostre chiese e nelle chiese libere, proclamerebbe lo stesso Vangelo, farebbe la stessa domanda e i credenti farebbero ancora la stessa esperienza con Dio come nel cristianesimo primitivo. Cari ascoltatori, cari amici, Gesù Cristo rimane lo stesso. Il Vangelo non può essere cambiato. Il riempimento con lo Spirito Santo è per tutti coloro che hanno veramente creduto. Questo non significa che una persona si unisce a una denominazione cristiana come membro o prende una decisione sotto la spinta di un predicatore o di un evangelista, che spesso è solo forzata. Si tratta di credenti che sono afferrati da Dio e condannate dallo Spirito Santo che sperimentano Gesù Cristo come loro personale salvatore credono alle promesse di Dio sono riempiti di Spirito Santo e seguono il Signore fino a quando non passano dal credere al vedere qui non si tratta di una prova intellettuale che le cose soprannaturali sono collocate nel passato Qui si tratta di portare il Vangelo eternamente valido di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ancora una volta a tutti i popoli, lingue e nazioni, prima che la porta della grazia sia chiusa per sempre. Chi ha orecchi per udire, ascolti ciò che lo Spirito ha ad da dire alle chiese. Chi ha occhi per vedere, veda ciò che Dio sta facendo secondo la sua parola in questo tempo. Chi ha un cuore credente, riceva con fede ciò che Dio ha preparato per noi per grazia. Questo sermone non è destinato a scavalcare le vostre teste e non è destinato alla discussione, ma affinché tutti possano sperimentare Dio come all'inizio. Preghiamo. Padre Celeste, dal profondo del mio cuore ti ringrazio per la tua preziosa e santa parola. Dai ai nostri ascoltatori la grazia di riconoscere la posta in gioco. Sii con noi tutti, affinché il tuo spirito ci guidi e ci diriga. È la mia preghiera. Nel nome di Gesù. Amen.